Ciao, eccoci all'appuntamento delle letterine di oggi. Eh sì, Rollina, oggi salutiamo Alessandra che ci ha fatto questo disegno bellissimo. Guardate che brava, ha disegnato Melara e poi ci ha fatto anche questo disegnino con Stella. Ma non solo, guardate quanto bella questa stellina, e l'ha fatta nel suo regno, cioè circondata da ciambelle, biscotti, patatine e altre cose buonissime. E poi anche questo disegnino con tutte quante le donne. Grazie, Alessandra. E questo invece è il disegno delle nostre doll fatto da Martina, che ha 8 anni, vede sempre i nostri video e le è piaciuto quando abbiamo aperto il Lollo Punk Boy. E lo dici a me, anche a me è piaciuto molto. E poi ci chiede di salutare le nostre doll e le piacciono anche le sduplicazioni totali mondiali delle Woody e Alice. E poi quando, le piace anche quando Lollina vede qualcosa da aprire, dice sempre benvenuti nel nostro canale YouTube. Ciao, vi adoro, che carina che sei. Ah, salutiamo anche la tua sorellina Magda che ha 7 anni e guardate dietro, ci ha messo i regalini attaccati al foglietto e guardate che c'era dentro. Oh, computer per me? Sì, certo, è tuo, grazie. Vediamo un po' cosa esce ora. Ah, queste cose piano piano, questa letterina, vediamo un po'. Ecco cosa c'era dentro la letterina di Elisabetta e Maria Cristiana, che hanno, 9 e, hanno 8 e 7 anni, ci seguono da quando abbiamo aperto il canale. E le piacciono le nostre doll, Fashion, Lina, Alice, Bonbon e Snow Angel. E queste sono i loro autografi, le loro firme. E ci stanno anche un sacco di disegni. Ve li faccio vedere. C'è questo smile col cuoricino. Poi c'è il TG LOL 270, fantastico, questo è veramente stupendo. Tra l'altro non so, l'hanno fatto poche volte, quindi è un disegno molto innovativo. Poi c'è Lollina con il Chuck che dice Chuck si gira, che bello, ha fatto anche la catenella del Chuck. Poi ci siamo noi e io con Lara. E poi Alice e Lollina con le tipitine, eccole qui tecnicamente. E poi un sacco di regalini, vi ringraziamo tantissimo ragazze. E questo pacchetto di fogli ce lo mandano Chiara e Francesca. Allora, qui c'è scritto: Laura Barba, sapete essere stupenda e bravissima. Vi farò un suggerimento: fate una favola che si chiama La Bella e la Bestia LOL. Fatta, l'abbiamo già fatta. Cercala nei nostri video, la troverai ed è pure anche abbastanza buffa. E poi qui ci sono un po' di domandine. Allora, seguite: domande da Francesca, seguitemi contro te, certo. Lara lì adorissima. E Corinne Mantineo, sì, l'adoro anch'io, la trovo. È semplice, è una ragazza normale, questo mi piace troppo perché boh, sta vivendo un sogno e se lo merita tutto, quindi sì, l'adoro. Fate il video del room tour, lo faremo molto presto, abbiamo una cameretta nuova e quindi devo ancora. Ieri mi sono caricata tutti i libri, piano piano sto riempiendo tutti quanti gli scaffali e molto presto la vedrete. Qual è la vostra Lil preferita? Lil preferita? Forse tecnicamente, non lo so, sai? E il pet? Il pet prima era Miao, però adesso devo dire che Pollina mi piace troppo. E la Confetti Pop preferita? Sono troppe, non riesco a rispondere. Poi qui la Raiba Boo, un sacco di hashtag con le nostre parole più forti. Poi qui c'è. Ogni giorno appena finisce la scuola torno a casa e mi siedo sul divano, accendo la TV per guardare i vostri video. Secondo me meritate più di 89.000 iscritti. Quando ho scritto la letterina eravamo, pensate un po', a maggio eravamo 89.000, adesso siamo oltre 120. È bellissima questa cosa, siete tantissimi e continuate a crescere. Anzi, se vi va iscrivetevi al canale, cliccate il bottoncino iscriviti, cliccate anche la campanella così avrete le notifiche perché stiamo diventando tantissimi e mi piacerebbe che voi ne faceste parte. Poi, I love you, pieno di sorrisi e di stelline. E poi qui ci sta. Tutte queste cose le ho scritte tra il 5 e il 6 di maggio. Su alcune ci ho messo anche la data. Mi dispiace di non aver messo nessun regalino. Non ti preoccupare, non vi preoccupate mai. Io ve lo dico sempre: questo è già tutto quello che ci piace ricevere, quello che scrivete. Non ti preoccupare per i regalini, non li chiediamo mai perché siamo contente così. Siccome il suggerimento 4 l'avevo scritto il 5 maggio, non sapevo ancora che Punk Boy sarebbe uscito con tutte. L'ho capito grazie al video di Punk Boy idraulico.
Mi scuso ancora di non aver messo regalini, accidenti, non ti preoccupare, siete il mio idolo, grazie. Allora, Lara, che classe fa? Deve andare in quarta. Quanti anni ha? 9. Ha i buchi alle orecchie? Non ancora. Quando era più piccola li voleva fare, poi a un certo punto ha cambiato idea e per adesso non li vuole fare, quindi va bene così. Quando vorrà, li farà. Questa è una scala arcobaleno del bene che vi voglio. Ma quanto siete carine. E poi qua, io e Chiara potremo essere salutate da voi. Anch'io, ciao! Lollina, la più brava youtuber di sempre. Oh! E poi adorano la famiglia dell'Opposite Club. Non vi faccio salutare da tutte le LOL perché sennò leggere le letterine sarebbe una cosa infinita. Quindi mi perdonerete per questo. Punk Boy, il LOL super bello, mi sa che è di là. E poi le altre che preferiscono, vabbè, Snuggle Babe, Angel e Fashion. E poi qua ho provato a disegnarvi, ma non ci riesco. Guarda, ci hai fatto qui e va benissimo così. BBB, quanto siete carine, guarda. Grazie, grazie veramente. E adesso vai. Turno di Noemi, che ha 8 anni, ci segue dal nostro primo video. Ci vuole tanto bene, vorrebbe essere salutato da Lollina. Eccomi qui. E poi altri LOL che, come vi ho detto, non vi metto in questi saluti perché sennò non finisco più. Allora, ciao a tutti, benvenuti. Ciao a tutti, sono Lollina e benvenuti nel mio canale YouTube. Ma ci ha riempito di regalini. Li andiamo ad aprire. Ma ovvio, apri, apri. Per le LOL e le Lille. Ah, che bello questi con le. Bravi, non mettete scotch, mettete le pinzette, le. La stampellina, qui le grappette, che è meglio. E poi c'è scritto LOL e LIL. Ma quanto è bello! Questo lo inseriamo quando faremo lo speciale Pisla, in cui vi faremo vedere tutta la nostra collezione di Pisla, un po' fatti da noi e un po' fatti da voi. Poi qui c'è scritto invece niente. No, vedo che possiamo avere un altro Pisla. Oh, che carina! E c'è anche un braccialettino qua per Barbara. Vedo già un cuore, lo vedete? Si vede in trasparenza, io lo vedo. Vediamo un po' se ho ragione o se non ho ragione. Sì, un cuoricino sempre di Pisla. Poi c'è qualcosa per Lele. Vedo una cosa rettangolare, credo che siano carte Pokémon. Sì, Nidoran, ti piaceranno sicuramente. Nidoran e Zubat, sarà contentissimo. Adesso non c'è Lele, in questo momento quando arriva le vedrai, sarà felicissima sicuramente. Ti ringrazio io per lui. E poi qui c'è Barbara e Lara con un bel cuore. E qui c'è un'altra lollina disegnata, no? È una Alice perché dice Leu. Grazie, la tua letterina era veramente bellissima. E qui c'è Rebecca che ha 7 anni e ci scrive che è una nostra fan. Qui ha messo un sacco di ore, ha disegnato Alice benissimo e anche Lollina molto bene. E guardate, ci hanno fatto dei regalini, ma li ha fatti lei, vedete, ha infilato le perline in queste collanine. Ti ringraziamo tantissimo. Guarda, qui ci ha messo anche i cuoricini. Sei stata bravissima. E ha 10 anni Melissa, che dice che segue noi insieme ad Eril Chest. E dice che siamo noi Eril Chest, siamo le sue YouTuber preferite. Lei ha 2 LOL che sono Spike e LOL Waves. Waves è carinissima. Le mie preferite sono Dusk, Show Baby, Dona Unicorn, Snuggle Babe, Sleepy Bones e Foxy. Quelle che per me trovarli sarebbe come trovare delle LOL ultra rare sono PHDBB, infatti è troppo carina, e Punk Boy. Ma poi dice che Punk Boy più Rocker sono, poi aspetta, Grunge Girl più Lollina uguale Amo, cioè il top proprio. E poi qui c'è la sua lista delle sue preferite, ancora Chicky Baby, Angel, Spike. Per Lara chiede quali sono le sue LOL preferite. Io direi che Lara preferisce Lollina, forse Alice e Unicorn credo, e le mie Lollina sicuramente. Alice è parte di me perché il suo parlare un pochettino è anche un po', mi rappresenta, insomma, forse sono un po' svampita anch'io. E poi le LOL che non ti piacciono, guarda, ho delle LOL che mi piacciono meno, però se le trovassi mi piacerebbero, perché alla fine anche alcune LOL che abbiamo scartato nel tempo, che non erano le nostre preferite, poi quando le abbiamo viste dal vivo, improvvisamente sono diventate bellissime, perché quando la scarti una LOL diventa tua e quindi non so, è come un figlio praticamente, una volta che ce l'hai ti piace e basta. C'è quest'altro disegno bellissimo. Mi fate salutare da Lollina. Ah, ciao! Ti amo, Punk Boy. Oh, sì! Qua, tecnicamente devi fidanzarsi con Rocker. Zitta tu! Ecco, brava, l'ha scritto anche nel disegno. Ha fatto bene. E poi qua c'è scritto: scusate per la mia ignoranza di disegno. Non lo scrivete mai, perché tutti i disegni che fate sono belli. Quindi non vi buttate mai giù. Dovete essere sempre
contenti di quello che fate. Autostima, ragazzi, non fate quello che potete, meglio che potete e va bene così. E poi qui c'è Punk Boy che se la ride. Vi voglio bene, un bacio grande, grazie a te. Ta-dan! Questo disegno bellissimo con anche Dino e Lollina, tecnicamente il nostro fiorellino, ce l'ha disegnato Alessandra che ha 8 anni e che abita a Napoli. Dice che lei ci segue da quando abbiamo aperto la nostra prima LOL della seconda serie. Voi vi ricordate qual è? Vi faccio questa domanda, vediamo chi indovina. E segue anche i me contro te e anche a loro come a voi gli voglio un mondo di bene. E lei dice che ha solo una LOL ma non fa niente. Vedi, questo significa essere felici delle cose che si hanno. Hai una LOL, ci giochi, sei contenta così. È una cosa che ti rende onore. Perché ci sono alcuni bambini che magari ne hanno 1000 e sono comunque tristi. Invece averne una ed essere felici è la chiave giusta per vivere bene. Allora, sono iscritta anche al canale di Lilla e anche a lei voglio un mondo di bene e adoro sia Lilla che voi. Grazie, anche a nome di Lilla che è molto contenta quando vede, lei le vede le nostre letterine, quindi quando sta dei messaggini in cui le scrivete è sempre contentissima. A proposito, ha guardato nel frigo? Mi potete far salutare da Lollina Fashion e Alice? È la mia LOL preferita, è Alice, ecco qui. Ti saluto io perché, ecco, guarda, sto qui nella foto, ecco, sì. E poi c'è questo poster che ci ha fatto, vero e proprio, guardate quanto è bello, TPT, I love you, farfallina, un sacco di disegni fluo, 5 motivi per adorarvi, siete bravissime, non dite parolacce, siete dolcissime, siete simpaticissime, i vostri video fanno sempre ridere. Ecco ragazzi, questa cosa, questa vena comica, il fatto che i nostri video vi facciano ridere è forse una delle cose che più mi fa piacere, cioè mi piace il fatto che appunto pensarvi a ridere davanti ai nostri video, mi piace troppo, mi gasa tantissimo. E poi qui è scritto Ladybug, Miracus Alice, Dino, Lollinetta. Che bello, Dino lo adorate tutti. È un personaggio che vi piace tantissimo. Sono molto contenta, anche io. Grazie. E poi ci sono degli altri regalini. E guardate un po', c'è anche stampato il logo di Babù. E qui ci sono delle altre cosine che adesso andremo ad aprire. Ed eccoli, la letterina, i regali fatti in pisole li ho fatti io, stirati e creati. Sei stata bravissima, grazie. C'è anche il Chuck, Lollina. E sentite l'aereo che passa? Questo è l'aereo, quello che sapete già che è sincronizzato e passa ogni volta che io faccio i video. Allora, questa letterina ce la manda Sofia che ha disegnato noi tutti insieme, vedete lei con noi, e poi ci ha fatto anche quest'altro disegnino bellissimo di la ship tra Lollina e Punk Boy, e dice che quando avrà 13 anni avrà un canale YouTube suo. E io te lo auguro, guarda, perché per noi è una bella esperienza. Ovviamente chiedi sempre il permesso ai tuoi genitori se puoi aprire un canale YouTube, però secondo me è un'esperienza che può essere formativa. Allora, e qui ci sono un sacco di regalini fatti da lei, guardate quanto sono carini. Grazie, grazie tante, anche questa cosina qui, poster delle Lil. Carino, guardate un po', qui che carino. Brava, siete bravi, siete creativi, quando fate così mi fa sempre sempre piacere. Ragazzi, grazie di aver visto questo video, qua c'è il cuore con Lollina, se cliccate al centro di questo cuore qui vi metto il fiorellino di Babù per iscrivervi al nostro canale e diventare parte anche voi del TP Team. E qui vi metto un po' di video da guardare dopo. Ragazzi, trovateci anche su Instagram perché siamo Chiocciolina Babuit e lì mettiamo anche piccoli spoiler, video divertenti, cosine buffe e tante foto e anche le storie di noi e anche le vostre foto che ci mandate con i tutorial di Lara fatti da voi. Quindi, se avete fatto i costumini, avete fatto altre cose con i tutorial di Lara, ci mandate la foto su Instagram e noi la pubblicheremo nelle nostre storie. Ragazzi, un bacio a tutti quanti!